Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere da parte di Monica Celegato. Oggi abbiamo un argomento davvero strepitoso, ma prima vi ricordo il nostro sito che è www.benessereinradio.it, dove potrete riascoltare le nostre trasmissioni e trovare anche un sacco di informazioni. Adesso vi presento la nostra illustre e gradita ospite, che è la dottoressa Filomena Rinaldi, che è responsabile dell'area nutrizione e salute Unilever Italia. E Unilever Italia vuol dire anche il marchio Algida, per quello ho detto avremo un argomento assolutamente interessante. Buongiorno dottoressa Rinaldi e grazie. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie intanto di aver accettato di essere nostra ospite per parlare di questa cosa che noi italiani amiamo molto, che è il gelato, insomma, no? Sì, su questo le posso subito dare un dato che rende proprio l'idea di come il gelato sia amato e poi a tutte le età. Ci sono delle ricerche che noi abbiamo condotto sia come Algida, ma soprattutto poi se ne è occupato l'Istituto Italiano del Gelato. Il 95% degli italiani ama il gelato lo associa al gusto, al piacere, all'allegria, al concetto anche di compagnia, di convivialità, quindi davvero un alimento che mette anche allegria. Sì, ecco, e in effetti insomma il gelato ha tantissimi aspetti positivi, però cerchiamo di capire qualcosa, visto che abbiamo lei che è proprio responsabile dell'area nutrizione e salute, quindi insomma il gelato che noi, cioè io credo che nell'immaginario, almeno nel mio sicuramente, io quando penso al gelato penso al cornetto Algida e credo che come me tantissimi altri. Però vedendo un attimo gli aspetti nutrizionali del gelato, come siamo messi, dottoressa Rinaldi? Allora, lei mi fa una domanda alla quale noi come azienda stiamo cercando di rispondere in maniera molto precisa, dettagliata e di rivolgere questo tipo di informazione ai nostri consumatori, perché quello che è accaduto negli anni è che abbiamo lavorato molto sui gelati, quindi sul classico cornetto che lei citava, cercando di migliorarlo anche sempre dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista degli ingredienti, e ci siamo forse un po' dimenticati di comunicarlo ai nostri consumatori, per cui è rimasta la percezione a volte che il gelato sia un alimento molto calorico o più calorico magari di altri snack che noi consumiamo normalmente. E invece dal punto di vista nutrizionale il gelato è considerato a livello di comunità scientifica un vero e proprio alimento, quindi un alimento che nutre e che in questo porta anche la componente di piacere e di edonismo. Però la prima caratteristica del gelato è proprio la sua capacità di fornire non soltanto energia, ma anche un mix di nutrienti che poi ci aiutano in diverse situazioni. Sì, in effetti è proprio così, però ci tenevo proprio a parlare di questa cosa, dottoressa Rinaldi, perché credo che sia proprio un luogo comune pensare proprio al gelato come a una cosa che ti fa ingrassare, per forza di cose. Invece, voglio dire, beh, logico che se uno si mangia 82 cornetti Algida, quello dopo è un altro discorso, però voglio dire, se si mangia in maniera normale è una cosa che quindi fa anche bene, volendo, dottoressa. Sono d'accordissimo, devo dire che se dovessi dire o consigliare quali sono i momenti ideali per consumare un gelato, sicuramente il momento del fine pasto o anche il momento della merenda, dello spuntino, si prestano molto. Poi diciamo anche una cosa, che quando parliamo di gelato parliamo di un mondo che comprende una gamma praticamente infinita di possibilità, cioè andiamo da gelati che hanno meno di 90 calorie a gelati che invece per porzione ne forniscono anche 300, quindi riusciamo a coprire, scegliendo adeguatamente il gelato da più idoneo, diciamo così, alle proprie esigenze, riusciamo a coprire diverse occasioni di consumo. Faccio un esempio banale: un cucciolone mini
un cucciolone mini sono 90 calorie. Ah, quindi cioè sono poche, voglio dire, fondamentalmente. Assolutamente, sono poche. Se lei un cucciolone mini lo abbina, per esempio, a un succo d'arancia, sì, quella rappresenta una possibile merenda che da un lato ci permette di interrompere il digiuno tra il pranzo e la cena, dall'altro ci fa arrivare a cena senza essere già stati, perché poi nella scelta della merenda bisogna essere equilibrati in questo, no? Esatto, ecco, ma era quello che dicevano, bisogna sempre pensare, se poi uno si strafoga, come per esempio ho fatto io ieri sera con il Cardor al tiramisù, allora quello, insomma, magari quella è una cosa, uno si dovrebbe fermare un po' prima, però che dobbiamo fare? Quello può capitare, e in quel caso possiamo mettere in atto dei meccanismi di compensazione. Il più banale, l'attività fisica. Ecco. Se lei oggi va e fa anche banalmente una passeggiata, certo. passo allegro, diciamo. Non... Dopo una vaschetta di Cardora al tiramisù, molto allegro, dottoressa Rinaldi. Ecco. Esatto. Quindi l'attività fisica, e fra l'altro noi quando parliamo di gelato cerchiamo sempre di ribadire il concetto che il gelato va inserito all'interno di una dieta equilibrata. Certo. Anche varia, che quindi comprenda tutti gli alimenti, e che poi il bilancio dell'energia, quindi quello che noi anche nel tempo andiamo ad assumere con gli alimenti, nella giornata andiamo ad assumere con gli alimenti, in realtà è un bilancio, quindi dobbiamo considerare sia le entrate alimentari sia le uscite. Logico. Mm? E senta una cosa, il gelato, se vogliamo, industriale, no? Perché stiamo parlando adesso nel frangente del gelato Algida, rispetto a quello artigianale. Allora, guardi, noi diciamo che guardando proprio al gelato industriale, poi i confronti sono sempre un po', possono risultare antipatici, però certo. Diciamo che al di là proprio dei confronti, sicuramente nel gelato industriale noi abbiamo una serie di vantaggi. Il primo potrebbe essere la porzione controllata. Certo. Tra l'altro molti gelati oggi esistono in versione mini, quindi anche se pensiamo ai bambini oppure a delle circostanze in cui dobbiamo integrare un pasto ma senza esagerare, la versione mini o la porzione controllata è un aiuto. È un gran vantaggio. Sì, in più lei su ogni confezione trova i valori nutrizionali, certo, non solo le calorie ma anche gli altri nutrienti, e quindi se pensiamo al nostro consumatore che negli anni è diventato sempre più consapevole, sempre più attento a questo tipo di informazioni, è chiaro che aiuta, così come anche la lista ingredienti. Lei sa che il gelato, come tutti gli altri alimenti, riporta gli ingredienti in ordine di quantità decrescente, perciò se io leggo i primi 3-4 ingredienti ho già un'idea molto chiara di quello che c'è fondamentalmente. Certo. Esatto. Però dottoressa Rinaldi, non è anche vantaggioso, adesso per carità e non vorrei mai offendere nessuno, però dico, non è vantaggioso anche per il gelato industriale, dico, è vantaggioso anche magari per una questione di igiene e sicurezza, forse, no? Sì, questo è vero, nel senso che quando parliamo di gelato industriale parliamo di un prodotto che è controllato in maniera metodica e sistematica dall'inizio del processo, quindi dalle materie prime fino alla fine. Per esempio, ti dico, abbiamo macchinari in inox che quindi vengono regolarmente sterilizzati, poi abbiamo il confezionamento sempre in ambiente protetto, dopodiché è chiaro che la catena del freddo deve essere anche quello un elemento di garanzia e di sicurezza per il nostro consumatore. Certo. Perciò se nel punto vendita noi vediamo che i gelati non sono stati perfettamente conservati perché presentano delle alterazioni all'esterno, dobbiamo rivolgerci ai responsabili del punto vendita e chiedere risposte su cosa è successo. Certamente. Perché poi noi è chiaro che siamo responsabili come produttori fino a una certa fase del processo di distribuzione. Logico.
Quindi, logico che se giustamente, come diceva lei, il negoziante poi non li tratta come li deve trattare, è logico che voi non è che potete essere responsabili fino a che il gelato arriva a casa nostra, però insomma credo che quella poi insomma sia una responsabilità di chi vende, che ha penso tutto il vantaggio. Assolutamente. Insomma credo proprio di sì. Va bene, allora dottoressa Rinaldi, io la ringrazio veramente tantissimo, purtroppo abbiamo finito il tempo che avevamo a disposizione, però parlare del gelato è stato bellissimo, soprattutto del gelato Algida, che credo che poi mi ha fatto sorridere all'inizio, dottoressa, quando lei ha detto abbiamo tentato di migliorare il cornetto. Non è possibile, mi scusi, cioè non è possibile farlo, è già lui è così, cioè è già lui. Va bene, allora a parte questo, io spero che lei abbia voglia di ritornare, perché Algida è anche una linea di prodotti per i celiaci senza glutine. Io con lei avrei voglia di parlarne, se lei ci promette di tornare. La sto mettendo un po' in croce, perché la sto facendo promettere davanti a tutti, dottoressa, così poi adesso se lei promette deve mantenere. Ma sarà un piacere, assolutamente. Perfetto, grazie mille. Allora ringrazio la responsabile dell'area nutrizione e salute Unilever Italia, che comprende ovviamente anche il marchio Algida, la dottoressa Filomena Rinaldi, che quindi aspettiamo presto. Sì, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori ancora. Grazie a lei, buona giornata. Salve, buona giornata. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere in un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.